Dietro la statua invece di Carlo Gallini, ecco il cinema Teatro San Rocco. Insieme al Teatro Arlecchino è uno diciamo, luoghi di svago, di divertimento storici della città ed è situato proprio di fianco alla chiesa di San Rocco, che ora andremo a visitare. Colgo l'occasione per ricordare ai ragazzi, questo vale anche per quelli dell'intera diocesi di Tortona, aiuto con la locandina, la possibilità, ormai da tanti anni, di una vacanza basata ovviamente sulla religione, ma non solo, a Brusso, in Valle d'Aosta. Ovviamente anche Voghera partecipa, raccoglie un po' tutte le parrocchie della diocesi di Tortona. La chiesa è aperta. Questa ovviamente è minore rispetto al Duomo ed è una chiesa spesso utilizzata diciamo, per le classiche funzioni. Molto belle le vetrate ai lati dell'altare. Purtroppo dal video non rendono molto. Ecco perché, diciamo, video, scatti, parole servono, ma niente è bello quanto come esserci di persona. Questi devono essere solamente motori, diciamo, che avviano alla curiosità. Molto bello anche quest'arco. E le finestrelle sono praticamente divise. La scena principale si svolge in quella centrale, la Madonna col bambino e un altro giovane che prega, e dall'altra parte semplicemente la prosecuzione del paesaggio. Questi sono invece quadri molto probabilmente dell'epoca 600, 700, date anche le tinte molto scure che ricordano Caravaggio.